Abbiamo un sistema mentale che non può scindere azione da pensiero, pena la pazzia. Perché chi è che fa una cosa e ne pensa un altro? O un folle o un malato. Diciamoci la verità, un malato di mente, insomma, oppure una persona folle. Quindi, siccome noi non tolleriamo di essere giudicati malati di mente, fondamentalmente, non tolleriamo di essere giudicati folli, la nostra parte logico-razionale innesca un meccanismo di difesa. Questo meccanismo di difesa si chiama dissonanza cognitiva. Cosa significa? Significa che i miei pensieri, che mi piacciono o no, si allineeranno con le azioni che faccio. E quindi un saluto anche a Roxy. E quindi questo è un fatto fondamentale, un fatto fondamentale, perché se io allineo le mie azioni ai fatti che dico, ottengo sicuramente dei vantaggi. E questo possiamo usarlo anche proficuamente nella seduzione. Se tu induci una persona a fare qualunque cosa che vada nella tua direzione, questo la coinvolgerà sempre di più. Però purtroppo cosa succede? Che se dall'altra parte non c'è una corresponsione, una reciprocità, tutto avviene, come possiamo dire, in modo univoco, cioè una persona si innamora sempre di più e l'altra persona non si innamorerà mai. Oh, un saluto a Betty Kotich. E quindi non innamorandosi non ti darà sempre di meno e tu arriverai all'adulazione, arriverai a creare un vitello d'oro e questo vitello d'oro lo farai crescere, lo farai diventare grande sempre di più fin tanto che tu ti annienterai. E tra l'altro l'effetto, qual è l'effetto collaterale di questa storia? È che non imparerai niente dai tuoi errori, anzi li peggiorerai, perché questa è un'altra regola fondamentale, credo, della mente umana, che gli psicologi secondo me ne parlano poco, forse ne parlano di più gli ingegneri, non so, lo dico perché io sono ingegnere, oppure ne parlano di più i poeti, e questo è un... salutiamo anche Vera Rifkin. Questo è un meccanismo fondamentale della mente umana per cui noi non andiamo a, diciamo così, giocare la partita del cuore per vincerla e quindi imparare dagli errori. Perché se giocassimo la partita del cuore per vincerla avremmo risolto il problema. Noi invece giochiamo la partita del cuore con la vana speranza logica di vincerla, ma con la volontà emotiva di perderla, perché soltanto perdendo la partita del cuore che potremmo ottenere una forte, come dire, forti vettovaglie di natura emozionale. Quindi noi in questi casi non mettiamo in atto nessuna azione di verifica di realtà, quindi perdiamo completamente l'orizzonte, come dire, non sappiamo più dove andare, no? È come quelli che, salutiamo Vindreams, è come quelli che compravano il tronchetto della felicità dalla grande Vanna Marchi, perché lei è stata brava a vendere il tronchetto della felicità, non so quanto lo vendeva. Ha fatto l'errore di poi, diciamo così, truffare le persone, ovviamente attraverso ricatti, questa è un'altra cosa, ma oppure vendere la pancia sciogli grasso, no, cos'era? L'alga sciogli grasso, no? D'accordo? Vendeva l'alga sciogli grasso. E finché vendeva l'alga sciogli grasso, non credo che avesse commettesse illeciti. Certo, sfruttava il fatto delle persone che... come dire, arrivano a un certo punto che non... oppure, ecco, la cosa più importante, vendeva la fortuna. Bravo, Vindreams. Vanna Marchi vendeva la fortuna, che è la cosa più assurda, no, di questo mondo. Perché, pensateci bene, se io conoscessi i numeri all'otto vincente, mica li vado a dare in giro, me li vado a giocare io,
Non è che vado a vendere, che ne so, per 100 euro una terna al lotto che mi può far vincere tanti di più. Quindi è evidente, no? Che chiunque ti venda la fortuna, chiunque ti venda qualcosa, però in realtà che cosa ti vendeva Vanna Marchi? Pensateci bene, ti vendeva un sogno, ti vendeva la speranza e tu è quello che compravi. Un saluto ilare, compravi il sogno e compravi la speranza. Compravi la speranza di vincere, e per quel momento lì ti dava un'emozione. E quindi noi quando siamo pilotati dalle nostre emozioni, non mettiamo più in gioco le verifiche di realtà, non le mettiamo più. Salutiamo anche la Vanna Marchi di Trento, ti saluta, Arianna Righetti. Ciao Arianna. E ricordo che quindi questo è un'altra cosa fondamentale, salutiamo anche Ilaria. Quindi noi dobbiamo sempre mettere in atto, ma nel momento in cui tu passi ad adulare le persone, salutiamo Chiara Nobili, Chiara Nobili, nel momento in cui noi aduliamo le persone, non riusciamo a ottenere nessun risultato, purtroppo. E questo è un dato di fatto, no? Quindi noi dovremmo imparare a fare delle cose, a fare delle cose diverse, a fare delle cose importanti. Dobbiamo imparare a gestire quelle che sono le nostre emozioni. E per gestire le nostre emozioni dobbiamo smettere di adulare le persone. E come dice Tug, dobbiamo adulare chi ama, chi merita veramente e chi ci dà veramente qualcosa, quindi chi ci fa sentire profondamente bene, perché dentro di noi abbiamo un indicatore che ci fa capire sto bene o sto male. Se sto bene, come dire, almeno al 70%. Vuol dire che è una storia da promuovere, da portare avanti e anche, come dire, salutiamo Miriam, e anche mettere, tra virgolette, sul piedistallo, ma valorizzare, promuovere, diciamo. Ma se il piacere che provo, il bene che provo, scende al di sotto del 70% e addirittura scende al di sotto del 50%, teniamo presente che il male è l'assenza di bene. Noi a quel punto lì, come dire, siamo un meccanismo a vuoto, un meccanismo a perdere. È come, che ne so, fare degli investimenti che costantemente ti fanno perdere soldi. Non sono investimenti, sono disinvestimenti, diciamo, sono investimenti malsani, se vogliamo, no? Ovviamente, come facciamo a venirne fuori? Beh, dobbiamo entrare molto di più in contatto con noi stessi, ascoltare le vocine, ma anche l'immaginazione è un elemento potente. Noi possiamo immaginare di vedere il film della nostra relazione, possiamo immaginare. Sì, ok Miriam, quando vuoi organizziamo. Ricordo che chi volesse partecipare alle interviste e avesse ovviamente qualcosa da dire, suo personale, insomma, esperienza, eccetera, basta che mi mando un messaggio al 333 15 11 703 e possiamo organizzare, diciamo, un'intervista via Skype che poi manderò in diretta Premiere. E un saluto alla moglie Daniela, la moglie di Fabio. Un saluto, ciao Daniela. Benvenuta, insomma, grazie di ascoltare. Quindi, l'immaginazione è uno strumento potente, la nostra mente risponde alle immagini create. E quindi, se tu vedi un film dove in cui tu sei triste, dove tu stai subendo delle situazioni, ti verrà da piangere, ti verrà da viverti delle emozioni negative e capirai che è giunto il momento di chiudere, che è giunto il momento di tagliare, che è giunto il momento di guardare oltre. E quindi l'immaginazione è un modo fondamentale, ma poi ci sono anche delle azioni da fare.
Perché teniamo presente che noi non possiamo interagire, direttamente per cambiare una persona, ma se questa persona merita, tra virgolette, possiamo cambiare atteggiamento noi stessi, quindi fare delle cose diverse. D'altra parte, diciamo, una persona affascinante è una persona che ha personalità. Il fascino è parte integrante della persona e come tale noi se impariamo a esercitare fascino, esercitare charm, possiamo esercitarlo in qualunque situazione. Un saluto anche a Caterina e Lia. Quindi impariamo, diciamo, a sviluppare fascino. Il fascino ha alcune caratteristiche che sono importanti. Direi alcune caratteristiche che sono fondamentali, e nel momento in cui tu impari a sviluppare fascino, avrai sviluppato, diciamo, diverse potenzialità e niente e nessuno ti potrà più coinvolgere con la persona sbagliata. Anzi, diventerà probabile che tu farai la cosa giusta, perché il momento giusto per iniziare la tua nuova vita è adesso. Purtroppo ci hanno sempre detto, salutiamo cani, che cambiare è difficile se non impossibile e molte persone ci credono, no? Ci sono tanti detti, chi nasce tondo non muore quadrato, però noi possiamo cambiare l'atteggiamento che abbiamo nei confronti del mondo, perché il nostro carattere non è scritto, diciamo, al laser indelebile. Potremmo dire più scritto sulla sabbia, quindi riprendere a dare valore a se stessi, riprendere attraverso degli atti di coraggio ad allontanare le persone. Sì, se noi vogliamo cambiare, possiamo cambiare, anzi, cambieremo sicuramente. Le persone che non cambiano e di fatto non vogliono, per quello che io dico che un libertino sarà sempre libertino, perché lui non ha intenzione di cambiare, perché un libertino, per dire, che volesse smettere di essere libertino, smette in uno schiocco di dita. Se ci fosse Giorgio Cameli, direi smette in un battito di ciglia, perché che cosa ci vuole? Come le persone che vogliono smettere di fumare. Se uno veramente vuole smettere di fumare, con un battito di ciglia smette. Non è che è complicato smettere di fumare, basta non accendersi più sigarette. Un saluto a Andrea Giovani. Quindi quelli che dicono che non riescono a smettere di fumare, in realtà lo dicono perché non vogliono a livello profondo smettere di fumare. Non vogliono smettere di fumare perché le tensioni, le negatività che li portano le sigarette sono alte. E diceva, beh, ma c'è, come si chiama lì, non l'assuefazione, lì, com'è che si chiama quella cosa, la dipendenza. Ma la dipendenza dal fumo dura pochissimo, no? Cioè, adesso non mi ricordo come si chiama l'effetto collaterale lì quando uno smette qualche cosa. Però questo dura poco, dura il tempo di un battito di ciglia. Se uno vuole veramente si dà altre emozioni. Ma lo stesso l'astinenza, ecco, le crisi di astinenza per le sigarette durano 21 giorni, ma non è che sono crisi lancinanti, diciamo. Io credo che se uno vuole veramente riesce a superare qualsiasi crisi di astinenza. Magari inizialmente utilizzando altri sistemi, ma con la volontà si riesce. È il fatto che non lo vogliamo veramente, perché questo ci dà emotività. Quindi molte persone, come dice Betty Kotich, sono convinte che il carattere non si possa cambiare e quindi in seguito a un loro comportamento, quando qualcosa va male, dicono che questo è il mio carattere, sono fatto così, non ci posso fare niente. Ah, io lo amo, io lo amo, è il mio carattere, è il mio carattere. Che cos'è il carattere se ci pensiamo bene? Il carattere è l'insieme dei nostri atteggiamenti, dei nostri comportamenti, che ripetuti nel tempo però finiscono per diventare uno schema. E questo
Beh, l'astinenza, ecco, ma anche le astinenze, ecco, questo adesso Wim Dreams ha fatto la battuta, ma gli attaccamenti, o per meglio dire, quella che viene chiamata Brahma nel buddismo, mi ha dato spunto Wim Dreams a spiegare un concetto interessante che viene spiegato nel buddismo, che è il concetto di Brahma. Il Brahma che cos'è? È proprio una forza di attaccamento. Ma nel buddismo non viene giudicata negativamente, perché in effetti neanche la rabbia, se viene utilizzata, è negativa. Nessuna energia, se viene utilizzata, è negativa. Cioè la brama e la rabbia messa al servizio di una parte logica che vuole utilizzare qualche cosa, se io, come dire, per dire, bramassi di raggiungere l'illuminazione, di liberarmi per sempre dal ciclo di sofferenze, sfrutterei questo attaccamento per ottenere un risultato positivo, ma sono io che lo direziono. Se io utilizzassi la bramosia per, come dire, migliorarmi economicamente, mi migliorerei economicamente. Quindi questo è un punto fondamentale. Poi è vero che Epicuro diceva che gli unici piaceri che non danno dipendenza sono quelli catastematici, ma in realtà le dipendenze possiamo utilizzarle, cioè non sono fatti negativi, sono caratteristiche dell'essere umano, no? Noi abbiamo queste caratteristiche. E quindi dobbiamo utilizzarle, sono delle frecce nel nostro arco. Questo è un punto fondamentale. Quindi mettere la chiave nella macchina, diciamo, sempre al solito posto, è ovvio che funziona, ma se trovi una macchina che ha, come dire, il nottolino dell'accensione dalla parte opposta, per fare un esempio, oppure c'è il tasto per accenderla e tu continui a cercare di inserire, diciamo, inserire la chiave sempre lì dove la inserivi prima, senza renderti conto che le cose sono cambiate, non ci sono altre possibilità. Io non credo che dobbiamo accontentarci, ma dobbiamo sempre tendere al miglioramento. Deve essere un miglioramento, però deve essere un miglioramento però utilizzato. È come la storia del pozzo, non so se è quella che dici tu, ma c'era un asino che volevano seppellirlo, buttavano giù la terra. E lui, anziché farsi seppellire, usava la terra, come dire, la metteva sul fondo e alla fine è venuto fuori, perché a furia di buttare giù terra per chiudere il pozzo, lui utilizzava quello come scala per salire. Quindi ha utilizzato il negativo per venire fuori. E questo è molto importante, no? Cioè, immaginatevi questo asino nel pozzo dove gli buttano praticamente la terra per seppellire l'asino. E lui la terra cade, anziché farsela venire in testa, se la scrollava di dosso, la faceva andare sul pavimento e quindi faceva pavimento e piano piano saliva ed è uscito fuori dal pozzo. Proprio, come dire, sfruttando quelli che volevano seppellircelo nel pozzo. Quindi noi abbiamo questa capacità, però dobbiamo, diciamo, renderci conto che se ci innamoriamo di qualcuno che non ci dà le giuste attenzioni, qual è la chiave nuova della toppa? Come facciamo a uscire fuori dal pozzo? E alla domanda c'è soltanto una risposta che è, scusate, ho la voce un po' bassa, ma la risposta è mandatela a fanculo! Questa è la risposta che dovete dare. Quindi questa è la cosa che dovete fare. Nel momento in cui tu ti rendi conto che non ricevi, diciamo, non devi andare avanti col pilota automatico
non devi andare avanti col pilota automatico e diciamo non prendere decisioni o continuare ad adulare una persona. Dobbiamo, diciamo, fare altro, fare altro. E quindi levarcelo dai maroni, questo è quello che, mandandolo a fanculo, noi ci liberiamo di un'ossessione, ci liberiamo di un condizionamento, ci liberiamo di una situazione estremamente negativa. Questo voglio ricordare al massimo. Accontentarsi di quello che si ha va bene se quello che abbiamo è positivo, cioè io posso anche avere poco, ma quel poco deve essere positivo. Non posso accontentarmi di un qualcosa di negativo. Il negativo devo allontanarlo. È una persona che non ti dà quello che vuoi, devi allontanarlo. Ma ci sono varie tecniche per mandare a fanculo. Io quella che suggerisco è perlomeno l'indifferenza. Vuoi l'indifferenza? Che cosa vuol dire? L'indifferenza devi semplicemente utilizzarla, come dire, a sfregio. Agendo a sfregio nei confronti di questa persona, cioè non ti considero più, per me vali tanto quanto lo scopino del cesso, diciamo così. Ecco, pensate al valore di uno scopino del cesso, no? Costerà 2 euro per dire, e uno scopino del cesso usato, diciamo, tra l'altro. Che cosa te ne fai? Ecco, devi dargli lo stesso valore. Mandarla a fanculo e farsi la propria vita. È quello che dice Beti Kotic: non essere più mentalmente collegati a quella persona. Non è tanto il mandare a fanculo. E quando ti cerca, gli dirai: no, guarda, ecco, dovete avere il coraggio di dire: no, guarda, non mi interessa l'appuntamento con te. Perché ho di meglio, non mi interessa, come dire, le tue briciole al parcheggio del cimitero, faccio un esempio, perché ho di meglio e io merito il meglio. Arrivederci e grazie, come direbbe Green Apple, thank you and goodbye in inglese. Quindi dovete fare questo, dovete fare questo. E come possiamo dire, dovete iniziare a trovare altre situazioni, altre persone, ma per trovare altre situazioni, altre persone, come dicevo la volta scorsa, non dovete andare con la canna da pesca, dovete buttare i palamiti sott'acqua, cioè soltanto buttando i palamiti sott'acqua riuscirete a, come dire, pescare come si deve, la pesca allo strascico, no? Cioè butto tanti ami sott'acqua, prendo i palamiti e li butto sott'acqua e pescherò tanti pesci. Invece, come dire, se vado, come dicevo la volta scorsa, il detto ligure, no? Pesquei de canna e cacciuei de viscu sun le ultime persunne quella che creau Cristo. Cioè, se io vado lì, no? E cerco di prendere l'uccello. Tu come lo prendi l'uccello? Non lo so come lo prendi, però se cerchi di prendere l'uccello con il visco o cerchi di prendere, diciamo, il pesce con la canna, diciamo, è tutto, no? Ma non devi far passare 5 anni per sganciarti. Non devono passare 5 anni per sganciarti e non devi neanche accettare il litigio. Il problema qual è? Che se tu, come dire, gli dico che di meglio si litiga, ma tu non devi litigare. Cioè, tenete presente una cosa, per litigare bisogna essere in due. Il litigio è come il matrimonio, per sposarsi bisogna essere in due a volerlo sposare, come per litigare bisogna essere in due a voler litigare. Invece, per divorziare non serve essere in due, basta uno per divorziare. Se tu non vuoi litigare, io non litigo con te perché manco di più in considerazione.
Tu puoi parlare, se devo stare a sentire, mi entra una parola da un orecchio, istantaneamente mi esce dall'altro. E non lo so, tu mi parli, mi metto le cuffiette, mi metto. Ecco, fate così. Quando una persona urla, vi dice delle cose, voi mettetevi a messaggiare, su un social, a guardare Facebook, a postare delle cose. Concentratevi su quello. Fate finta di essere un luogo rumoroso, no? Perché, sarà capitato a tutti, no? Beh, se fosse così forte, non si tratta di essere così forte, cioè si tratta di fare un atto di coraggio. Non è che si tratta di essere, perché se uno aspetta di essere forte non fa un cazzo, non è questione di essere forte o meno, è questione di farlo. Se uno non lo fa è perché non vuole, non perché non è forte, è perché non vuole. Se io non smetto di fumare è perché non voglio nel profondo smettere. Se invece faccio un atto di coraggio, no, ma quando uno vuole litigare, tu devi intanto andartene, non accettare le cose. E se uno vuole litigare, metti le cuffiette, inizia a messaggiare con qualcuno, di scusa, adesso sto messaggiando con questa persona che mi piace, quindi ti considererò come un rumore di sottofondo. Perché, non so, sarà capitato anche a tutti voi, no? Anche se vivete in mezzo alla Barbagia, di andare una volta, che ne so, al mercato del pesce. Una volta al mercato del pesce c'era un bordello micidiale, no? Tutti che urlavano, acciughe a 3 euro, e quell'altro diceva, sardine a 1 euro, e l'altro che urla, una volta, adesso non è più così, però l'altro che diceva, il mercato del pesce, perché l'altro urlava, la trota 1,5 euro, anzi in lire, 1.000 lire, e ti do, che ne so, 4 saraghi, 4 calamari. Tutti che urlavano così, e al mercato del pesce non si capisce un cazzo. Però non è che se uno va al mercato del pesce non si mette a messaggiare, se ha da messaggiare con una persona che gli interessa, o non si mette a leggere qualcosa se qualcosa lì gli interessa. Perché fa focus su quello che fa e il bordello, il baccano, diventa un rumore di sottofondo. E per questo, se io non voglio litigare, una persona cerca di litigare con me, io manco lo più in considerazione. No, più neanche in considerazione, considero quello che dice come un rumore di sottofondo. E quando fai il primo atto di coraggio, gli altri arrivano come per magia, dice Patrizia Perotti, ed è vero. Ma non solo gli atti, di coraggio generano nuove situazioni, ma generano anche il fatto che potrai conoscere persone nuove. La buona notizia è che se vogliamo cambiare davvero, se vogliamo migliorare davvero, dobbiamo credere di poterlo fare, prima cosa. E se crediamo di poterlo fare, possiamo farlo. E come se possiamo farlo? Un'altra buona notizia, questo lo dico a Ilaria, è che non servono anni per modificare un comportamento o una relazione che mi fa star male. Posso farlo subito, istantaneamente, perché un vaffanculo, diciamo, si può manifestare tendenzialmente in 3 secondi, in 2 minuti. Quando, diciamo, abbiamo una forte motivazione a stare bene, noi possiamo stare bene. Quindi la cosa fondamentale è promuoviamo e possiamo anche adulare, tra virgolette, o prendere in considerazione, promuovere le persone che ci fanno stare bene, le persone che ci danno, benessere, che ci fanno stare bene, con le quali si crea un feeling. Come dire, eliminare le persone che invece ci danno negatività. E come dice Roxy Rosa, bisognerebbe avere una festività nazionale, che è il Vaffa Day, il Vaffanculo Day, che però sto Vaffanculo Day può anche essere tutti i giorni. Però, diciamo, come dire, alla memoria del fatto che esiste il Vaffanculo Day, dovremmo veramente istituire un vaffanculo day, perché è un punto fondamentale questo, no? Un vaffanculo day, un vaffa day, dove ci togliamo dei coglioni
tutte le situazioni che sono negative e smettiamo di adulare. Quindi se noi facciamo questo, non solo, come diceva prima Patrizia, se ne andranno le persone negative, ma arriveranno anche quelle positive. Questo è un principio energetico. Banalmente è il principio dei vasi comunicanti. E se lo mandate a fanculo, come dire, senza un motivo, tra virgolette, o comunque il motivo ci sarà sicuramente, ma questa persona non sospetterà, lo mandi in dissonanza cognitiva, lo mandi in dissonanza perché inizierà, cioè lo mandi in doppio legame più che in dissonanza, ma comunque. In doppio legame perché? Perché qualunque cosa faccia tirerà l'acqua al tuo mulino, perché se inizierà a inseguirti tu te lo leverai dai coglioni, se non ti cercherà più vivrà il senso di colpa e quindi lo metti paradossalmente in un doppio legame. Però dobbiamo ovviamente fare degli atti di coraggio, cioè sono quelle cose che non puoi aspettarti da qualcun altro, la manna dal cielo non cade e dobbiamo invece. Il Vaffa Day con stile inizia il divertimento, esatto. Dopo il Vaffa Day iniziano nuove opportunità che si ripresenteranno, si manifesteranno. Ricordo quindi di iscrivervi al canale, attivate la campanella, ma vi ricordo che su questo canale.